A Carraia è una bella giornata di sole per l'ultimo giorno di scuola che in realtà siamo già in clima vacanziero. Il Givi Borgo ha fatto quello che doveva fare, ovvero una salvezza tranquilla che gli permetterà di giocare per il nono anno consecutivo in Serie D. La partita è assai più rilevante per il Grosseto che rischia di fare play-out. Maccarone, forse all'ultima sulla panchina del Givi, concede gloria a coloro che di spazio finora ne hanno avuto meno. Si gioca in relativa scioltezza, cercando di onorare al meglio l'impegno. Givi in maglia gialla e blu, Torelli Maremmani nel tradizionale biancorosso. Il Grosseto deve vincere, altrimenti è relegato agli spareggi salvezza e fa la partita. Occasionissima quasi subito per Alexic, solo davanti al portierino Becchi che si esalta. Pochi secondi più tardi, Diambò calcia da fuori area, col pallone deviato dai difensori in angolo, quasi un monologo maremmano, ma la squadra di Cretaz è sprecona. Al 22 la chance capita al capitano Ciolli che colpisce di testa, ma Becchi, portiere in pectore per il prossimo anno, dice di no. L'unica volta che la squadra di Maccarone si affaccia in avanti, un brivido freddo corre sulla schiena dei numerosi tifosi grossetani saliti in Valle del Serchio. Zini cerca il lob che si spegne di un soffio a fondo campo. Nel finale biancorossi ospiti reclamano per un fallo di mani sul tiro da distanza ravvicinata, ma Silvestri di Roma 1 fa cenno di proseguire. Si va a riposo sullo 0-0, risultato che condannerebbe il Grosseto ai play-out. Lo avevamo già detto e lo ribadiamo, le motivazioni fanno la differenza e così, dopo tanta fatica ed altre buone occasioni sprecate in avvio di ripresa, il Grosseto la sblocca al 25esimo con il nuovo entrato Gomez De Pina. Bella la sua conclusione di sinistro, un bel gol. Per i Torelli è una rete che potrebbe valere la salvezza diretta, tantissimo. Il finale è puramente accademico, il Grosseto controlla e attende risultati dagli altri campi, si illude, ma i risultati non gli danno ragione. Sarà spareggio contro il Terra Nuova Traiana. Il Givi Borgo invece è tranquillo, saluta ed è già nel futuro.